Grazie al nostro chef. Grazie a lei. Buon lavoro e grazie complimenti. Mille. E adesso ci vediamo questo servizio. Andiamo ad Avezzano. Perfetto. Anche lì si mangiano le mozzarelle buone ad Avezzano. Posto meraviglioso. Vediamo. Amici di Roma Mattina, benvenuti ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Alle mie spalle il bellissimo Castello Orsini Colonna, un posto che sa di arte, di storia e di cultura. Qui, il mese di aprile, si svolge il Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi. Venite con me. Insieme però ai cantanti ci sono poi tanti artisti famosi ai quali invece viene conferito il premio Civiltà dei Marsi. Gli assegnatari dell'edizione 2011 sono stati tanti ed importanti: Lorella Cuccarini, Claudio Lippi, Maurizio Costanzo, fino al direttore di Rai 1 Mauro Mazza. Al Festival Città di Avezzano e al premio Civiltà dei Marsi 2011, tra gli assegnatari più illustri, Maurizio Costanzo, abruzzese nelle origini. Lei trascorreva gran parte dell'estate dai suoi nonni a Ortona a Mare, è vera questa cosa o una leggenda? Dopo la guerra, insomma, parliamo delle guerre puniche, io trascorrevo proprio l'estate, diciamo, a Ortona a Mare. Un'Ortona, ahimè, molto distrutta dalla guerra, ma insomma... Il premio Civiltà dei Marsi ha la forma di uno scudo del disco Corazza, che fa sempre bene anche nella vita di tutti i giorni, vero? Serve sempre, non contro popolazioni, ma contro tutto, anche contro Aiella. Tra gli assegnatari del premio Civiltà dei Marsi 2011, Mauro Mazza, direttore. La motivazione è la seguente, perché il canale non ha mai spento le proprie luci della ribalta sull'Abruzzo post-terremoto. Ma le abbiamo accese ancora di più, perché accanto alla tragedia che abbiamo raccontato e agli sforzi per ricostruire, per ridare speranza a questa gente meravigliosa, c'è anche la voglia adesso di raccontare le cose belle che questa terra sa esprimere. Il servizio pubblico deve fare questo, quindi sono qui a nome di tutta la squadra. Beh, vedendo il ricco bottino che hanno tra le mani i giovani protagonisti del Festival Città di Avezzano, vuol dire che questa manifestazione ha accontentato un po' tutti. I vincitori assoluti sono Enrico Mascetti e Alberto Bianchi. Facciamo una battuta velocemente, ragazzi. È bello vincere il festival? È bellissimo, è favoloso. Un grande pezzo di grande attualità, Alberto, complimenti. Importante soprattutto per il messaggio. Grazie. Importante soprattutto per il messaggio. E adesso il nostro messaggio è per il prossimo anno, ovvero per il 18° Festival Città di Avezzano. Grazie a tutti e alla prossima. Una mattina